Ciao a tutti, benvenuti, io sono Fabio Inca, lui è Marco Torrieri, due volte olimpionico, questa è OVS Active e oggi vi faremo vedere degli esercizi adatti ai runner, non soltanto ai velocisti come Marco, ma tutti coloro i quali vogliono migliorare le proprie performance. Vediamo un pochino qual è il primo esercizio, da inserire nel riscaldamento, è uno skip senza fase di volo. Il piede appoggia a terra? No, perché vogliamo che l'appoggio dell'avampiede sia enfatizzato per attivare al massimo i polpacci, che sono fondamentali. Pensa che una delle cose che si dice in atletica, quando un ragazzo è forte, che bei piedi che ha. Cioè, che significa? Che attiva bene i piedi. Marco sicuramente aveva dei bei piedi e lo fa vedere anche in questo secondo esercizio. È un affondo dove devi rimanere in equilibrio sull'avampiede, il tallone non poggia a terra, è voluto, non è un errore, mi raccomando, si può fare in due versioni, sia all'andata che al ritorno. Come vedi, al ritorno è ancora più difficile perché devi mantenere l'equilibrio e l'assetto del corpo. Questo è l'assetto di un velocista, questo è l'assetto di un runner. Se non lo sai fare quando cammini, non lo puoi fare neanche quando corri. Vediamone un altro, c'è un affondo sempre con torsione, perché è molto importante anche allungare, strecciare, mobilitare tutti i muscoli che si inserzionano nel bacino. Quindi, pochi minuti, quanto ci abbiamo messo? 2 minuti. Però questi esercizi inseriti nel tuo riscaldamento migliorano in maniera drammatica la tua performance. Quindi, mi raccomando, se corri 5 minuti in meno non succede niente, perché questi esercizi sono validi non soltanto per i velocisti come Marco, per gli atleti olimpionici, ma sono validi anche per i runner e sono validi anche coloro i quali si cimentano in lunghe distanze. Io sono Fabio Inca, Marco Torrieri, ci vediamo al prossimo video OVS Active. Ciao!